Buonasera, buonasera da Onda Ticino. Apertura subito la notizia del giorno. La bretella non taglia fuori sul Mona. Sull'opera di Santa Rufina parla il numero uno di Rete Ferroviaria Italiana e sul monese Maurizio Gentile che annuncia anche il potenziamento della stazione centrale di Sulmona, ma noi facciamo il punto nel nostro servizio. La bretella ferroviaria non penalizza affatto la città di Sulmona. Lo ha detto a chiare lettere il direttore di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile a margine della cerimonia legata alla sesta edizione del Premio Nazionale Pratola. Il direttore di Rete Ferroviaria Italiana ha smorzato tutti gli allarmi e le preoccupazioni che hanno portato nei giorni scorsi alla predisposizione dei moduli per la raccolta firme e ha annunciato il progetto 620 stazioni che potenzierà il nodo ferroviario di Sulmona. Sulla bretella Gentile ha precisato che si tratta di un potenziamento del servizio ferroviario per Sulmona. Chiedere a un sulmonese se un progetto che porta avanti penalizza la sua città, credo che la risposta è abbastanza ovvia, no? Non penalizza affatto la città di Sulmona, la valorizza, è un potenziamento del servizio ferroviario per Sulmona. La bretella sarà servita da una fermata che servirà anche Sulmona, quindi i treni che da Pescara andranno all'Aquila in modo diretto avranno un'ulteriore fermata in una stazione nuova che sarà collegata con la stazione centrale. I servizi da Sulmona per L'Aquila o Pescara non si ridurranno nella maniera più assoluta, assicura ancora Gentile. Quelli che verranno aggiunti saranno utili anche per i sulmonesi, ma non finisce qui. Il direttore di Rete Ferroviaria Italiana rende noto il futuro roseo per la stazione di Sulmona che sarà dotata, conclude, di moderni sistemi per rendere più facile l'uso della stazione, come ascensori e scale mobili, ma anche sistemi di protezione per gli accessi e wifi. La stazione di Sulmona è inserita in un network di stazioni italiane, sono 2.300 le stazioni, 620 sono quelle importanti, Sulmona è una di queste. E ora la cronaca, controlli dei NAS di Pescara sulla filiera alimentare in Abruzzo, per una macelleria della Valle Peligna scatta la sospensione dell'attività. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Muffe, incrostazioni, ruggine sulle attrezzature d'appoggio e da taglio, polvere sporco, oltre a residui di pregresse lavorazioni. E quanto è emerso dal controllo eseguito dei NAS di Pescara, unitamente al personale del servizio veterinario della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, a una macelleria della Valle Peligna. L'ispezione ha portato alla sospensione dell'attività con l'annesso laboratorio di lavorazione prodotti carnei. I militari, nel corso delle verifiche, hanno documentato gravissime carenze igienico-sanitarie e strutturali. Per diverse decine di chili di prodotti carni e insaccati, invece, è scattato il divieto di commercializzazione, poiché privi delle informazioni di rintracciabilità, quali l'allevamento di provenienza e l'indicazione dell'impianto di macellazione. Al titolare sono state contestate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro per violazioni al cosiddetto pacchetto igiene. La riapertura della macelleria è strettamente legata all'adeguamento delle prescrizioni dettate dai militari. In realtà, tutta la filiera alimentare è stata passata al setaccio dei carabinieri del NAS di Pescara, che hanno eseguito una serie di controlli in insediamenti produttivi di tutto l'Abruzzo. Numerose le irregolarità e le criticità accertate con conseguenti provvedimenti, come si evince nel report fornito dagli stessi militari sulle attività svolte nell'ultimo periodo. Raffica di disagi al centro di salute mentale di Sulmona, rimasto per giorni senza energia elettrica. Il sindacato Nursind chiama in causa i NAS. Sentiamone servizio. Energia elettrica assente nel centro di salute mentale di Sulmona. Il caso finisce sul tavolo dei NAS di Pescara, grazie a un esposto presentato dal sindacato Nursind. La segnalazione all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, raccolta da Onda TG, era già arrivata alla Tribunale per i diritti del malato, ma Nursind, attraverso il segretario provinciale Antonio Santilli, chiama in causa il comando dei carabinieri per la tutela della salute. Al seguito di un sopralluogo si è riscontrato che non sono attivi gli allacci di energia elettrica e del gas, si legge nella nota del sindacato, sicché gli impianti elevatori ed altri impianti che richiedono assorbimento di forza motrice non sono in funzione, né può essere attivato l'impianto di riscaldamento necessario a stemperare gli ambienti particolarmente freddi in quanto appena ristrutturati. Si è informalmente appreso che in funzione è solo l'impianto di illuminazione, sembrerebbe per generosa concessione dell'allaccio della rete di cantiere, ammesso che sia possibile e legittimo fornire energia destinata all'alimentazione dei cantieri. Si è avuto inoltre modo di apprendere che diversi locali, ambulatori, studi
di medici, non risponderebbero alle dimensioni stabilite dagli standard regionali, riferimento agli ambienti di lavoro destinati alla sanità pubblica e uffici pubblici. Infine, ma non per ultimo, si è appurato che per poter accedere al centro diurno psichiatrico i pazienti debbano percorrere l'intero centro di salute mentale, con conseguente presumibile violazione del diritto alla riservatezza dei pazienti. Nursind non manca di far notare come le prestazioni in favore di alcuni pazienti sarebbero state rinviate a causa di mancato funzionamento dell'ascensore. A tutela del personale e della stessa utenza, conclude la nota, rinnoviamo la richiesta di verifica dello stato dei luoghi e dei fatti, individuando la responsabilità per le eventuali irregolarità riscontrate e adottando le misure necessarie all'espletamento delle delicate funzioni sanitarie in condizioni di assoluta sicurezza nel rispetto di tutte le norme. Rotatoria anche nel bivio di Via Pola a Sulmona, i residenti alzano la voce dopo l'ennesimo incidente stradale che si è verificato nella giornata di ieri. Vediamo nel nostro servizio. Realizzare subito una rotatoria nell'incrocio di Via Pola sulla statale 17, lo chiedono i residenti della zona all'indomani dell'ennesimo incidente stradale che ha visto coinvolte due auto, una Panda e un Audi, fortunatamente senza gravi conseguenze per gli occupanti. L'arteria si è resa già in passato teatro di incidenti stradali, anche gravi, da qui la richiesta avanzata dai residenti di realizzare la rotatoria, oltre alla raccomandazione di rispettare la segnaletica stradale. Chi contravviene a codice della strada sia sanzionato, ma riteniamo altrettanto giusto cercare di limitare quanto più possibile la possibilità di incidenti, mettendo in sicurezza tratti stradali che sicuri non sono, fanno notare gli abitanti di Via Pola. L'ultimo incidente in ordine di tempo si è verificato ieri, erano passate le 13 quando si sono scontrati nel solito e maledetto punto una Panda guidata da una donna e un Audi con a bordo una coppia. Stando una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che la Panda proveniva da Via Pola, diretta verso Pacentro, l'Audi invece procede in direzione Marane. L'impatto è stato violento ed eventuali responsabilità saranno accertate dai carabinieri della stazione di Sulmona, giunti sul posto per i rilievi di rito. Contributi non versati all'asilo Regina Margherita di Sulmona, scatta il piano B con l'ASP che chiede aiuto ai benefattori dell'ex Casa Santa, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. Se le istituzioni non fanno la loro parte, l'ASP numero 2 della provincia dell'Aquila chiama a raccolta i benefattori che vivono e lavorano all'estero. E quanto in mente la presidente dell'ex Casa Santa Katia Puglielli, che per salvare l'asilo Regina Margherita dal deficit finanziario in cui è incappato, chiamerà in causa gli storici benefattori dell'ente, promuovendo una serie di manifestazioni a scopo benefico, il cui ricavato sarà devoluto proprio al plesso scolastico. All'appello in effetti mancano ben 43.000 euro, di cui 15.000 che fanno riferimento ai fondi comunali previsti nello statuto dell'ex IPAB, 10.000 ai fondi PARFAS della regione, 18.000 all'ufficio scolastico regionale. Una situazione che sta mettendo in ginocchio lo storico asilo che per far fronte alle spese necessarie ha bisogno di altri fondi. Si tratta di una scuola di alto valore storico, interviene la presidente Katia Puglielli a margine dell'inaugurazione dell'affresco trecentesco della Madonna del Riparo. Io ho pensato bene, traendo spunto da una targa regalata dagli italiani che si trovano all'estero, di contattare questi italiani e di promuovere, diciamo, delle feste il cui ricavato possa andare in beneficenza anche a Regina Margherita, per garantire diciamo, le attività anche per il futuro e pensare ad una programmazione per ripianare appunto il debito. E io sono convinta di riuscire in questo intento. Scatta quindi il piano salva asilo, che non può prescindere però dal contributo delle istituzioni che, conti alla mano, devono ancora fare la loro parte. E ora l'Unione Terre dei Peligni, 4 i comuni che entrano nella centrale unica di committenza. Esce Prezza, mentre nei comuni di Campo di Giove, Canzano, Casseldieri e Prato La Peligna si rafforza la centrale unica di committenza dell'Unione Terre dei Peligni. Stamano è stata sottoscritta la convenzione e a breve aderirà anche il comune di San Benedetto in Perillis. La CUC, Terre dei Peligni, fino ad oggi costituita dai comuni di Corfino, Raiano e Vittorito, svolge funzioni di gestione operativa dei bandi di gara dei comuni associati e lavora con risultati positivi sino dal 2014. Oggi, nel giorno dell'ampliamento dell'attività ad altre comunità peligni
e Subequane, i sindaci, spiegano i primi cittadini di Raiano, presidente dell'Unione Marco Moca, Corfinio, Massimo Colangelo e Vittorito Carmine Presutti, esprimono soddisfazione per la crescita di un servizio da sempre efficiente, espressione di una visione integrata e solidale del territorio. La centrale di committenza, coordinata da responsabile della struttura, il geometra Pietro Conforti, si avvale della partecipazione dei tecnici dei comuni associati che devono per regolamento espletare tutte le procedure pre-gara e nominare responsabile unico del procedimento. L'ingresso odierno di altri comuni accresce le potenzialità, le opportunità di sviluppo e le prospettive della centrale di committenza. Cittadini in fila all'eco sportello Cogesa, aperto oggi nella zona industriale di Sulmona, già 100, anzi più di 100, i kit consegnati. Vediamo nel servizio. Cittadini in fila per ritirare i mastelli della raccolta differenziata nell'ecosportello di via Cicerone. In sole 2 ore e mezza sono più di 100 gli utenti che si sono presentati nell'ex cartodromo coperto della zona industriale in vista dell'estensione della raccolta differenziata porta a porta che scatterà dal 1° gennaio 2018. Qualche difficoltà per ritrovare la struttura, ma l'avvio è stato regolare senza disagi. Gli utenti che ricevono il numero all'ingresso si mettono in fila, poi vengono accompagnati dal personale del Cogesa all'uscita con i mastelli della differenziata, un servizio preciso che a seconda delle esigenze di tutti i cittadini, soprattutto di quelli più anziani, come conferma l'utente numero 100. È andato tutto bene, tutto procedere regolarmente. Quindi nel rispetto dei termini che ci eravamo proposti e soprattutto vedo e sono felice di poter dire che la gente, nonostante il poco tempo per la comunicazione dell'apertura dell'ecosportello, ha ricevuto il messaggio e si presenta in massa qui al nucleo industriale. Con l'apertura dell'ecosportello si porta avanti anche l'operazione legalità per individuare gli utenti che non pagano la tassa dei rifiuti e quindi non iscritti al ruolo. Al momento la percentuale si aggira intorno al 15-20%. E quanto annuncia il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, intervenuta all'inaugurazione dell'ecosportello assieme all'assessore regionale alle aree interne Andrea Gerosolimo. Questa modalità anche di distribuzione che ha consentito di un importante risparmio quindi ai cittadini, perché ha evitato il costo appunto diretto della distribuzione, consentirà anche agli uffici di poter fare una verifica sugli effettivi contribuenti rispetto, diciamo, alla tassa sui rifiuti. L'ecosportello resta aperto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 per ritirare mastelli. Gli utenti dovranno portare con loro un documento di riconoscimento o una delega del titolare dell'iscrizione al ruolo. Per attività produttive il ritiro è previsto dalle 8 alle 18, previo appuntamento. Per i palazzi condominiali saranno gli amministratori e capi condomini e loro delegati a ritirare i carrellati, mentre i singoli condomini saranno tenuti al ritiro del mastello areato per l'organico. L'ecosportello resterà aperto fino al prossimo 15 dicembre, saranno circa 18.000 mastelli e 5.250 carrellati distribuiti per un totale di 8.940 utenze servite, di cui 8.354 domestiche, con circa 500 condomini e 590 fra commerciali e produttive. 12 ore di prevenzione sismica in piazza 20 settembre, volontari della protezione civile in piazza per la campagna Io non rischio, facciamo il bilancio nel nostro servizio. Dal sisma bonus, l'argomento che tiene banco in quest'ultimo periodo, a come preparare lo zaino per emergenze come il terremoto, dove recarsi e quali mosse tempestive adottare, come mettere in salvo gli animali, i migliori amici dell'uomo. Sono state queste le domande più ricorrenti che sono arrivate ieri nel corso di Io non rischio, la campagna di prevenzione sismica con le buone pratiche di protezione civile. 12 ore di attività, spiegazioni, incontri che hanno visto impegnati circa 30 volontari della protezione civile comunale guidata dal responsabile Riccardo Rucci. Questo è il quarto anno, quindi quest'anno abbiamo inserito il sisma bonus, quindi domande legate anche ai finanziamenti dello Stato per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici, e abbiamo inserito anche la safety bag, quindi piccoli accorgimenti da adottare quando c'è un terremoto oppure un'emergenza, e abbiamo adottato anche una safety bag per i nostri amici animali, quindi ormai il 70% degli italiani hanno un animale in casa.
anche loro hanno necessità e l'esigenza di essere tutelati. Ora tocca alle istituzioni spingere piede sull'acceleratore, soprattutto sull'aggiornamento del piano di protezione civile che, stando agli ultimi annunci che arrivano da Palazzo San Francesco, dovrebbe essere pronto per l'autunno. La campagna di Non Rischio si è aperta sabato scorso nei capoluoghi di provincia, ma ieri ha coinvolto anche il capoluogo Peligno. Caditoie piene a Sulmona, pericolo per la stagione invernale. Scatta la protesta dei residenti. Barbara Delle Monache nel servizio. Caditoie piene, stracolme di foglie, cicche di sigarette che non permettono all'acqua piovana di poter filtrare in maniera normale. Ed è allarme in tutto il centro storico cittadino a sollevare la protesta ai residenti dei diversi quartieri che non ne possono più di dover fare i conti con la città allagata. Tra le parti più a rischio, via Quatrario e piazza Garibaldi, dove i residenti chiedono più attenzione e pulizia all'amministrazione comunale. Interventi di manutenzione ordinaria che servirebbero ad evitare le problematiche che si presentano ogni volta che piove. Chiediamo agli organi competenti di comportarsi adeguatamente, scrivono i cittadini. Siamo stanchi di dover assistere ogni volta che ci sono i temporali agli allagamenti di strade e piazze perché i tombini sono stracolmi di ogni cosa. Diciamo basta all'inciviltà, ma soprattutto basta alla mancanza di pulizia ordinaria. Una situazione di stallo che non tende a cambiare, ma anche di civiltà da parte di chi è abituato a buttare le cicche di sigaretta all'interno dei tombini. È arrivato il momento, continuano, che città vengano installati anche posacenere per raccogliere i mozziconi di sigaretta che vengono buttati a terra e soprattutto dentro le caditoie. Insomma, il salotto buono d'Abruzzo, la città più bella della nostra regione, rischia di diventare il raccoglitore di ogni rifiuto se non si capirà in tempo di doverla curare. E riflettendoci, basterebbe davvero poco. Il lavoro si impara a scuola, al via il progetto della Magneti Marelli e del Polo Fermi per il triennio e per il post-diploma. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Alunni del triennio del Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi si preparano alle selezioni del mondo del lavoro già a scuola, entrando in una banca dati in cui la Magneti Marelli potrà attingere per un sistema di reclutamento ben preciso. E uno degli obiettivi che si pone è il progetto che vede il Polo Fermi a braccetto con la Magneti Marelli per imparare il lavoro a scuola. L'iniziativa coinvolge in prima persona i diplomati del liceo Fermi e degli istituti tecnici del Polo, che avranno una formazione extrascolastica a cavallo tra gli istituti superiori e l'università, in grado di rilasciare un diploma che apre un circuito di assunzione alla Marelli. Contestualmente si apre il sistema duale che coinvolge i ragazzi del triennio per le selezioni del mondo del lavoro. È una grandissima opportunità per le figure professionali richieste dal territorio che consente ai ragazzi di trovare facilmente lavoro, spiegano i portavoci del progetto. Diciamo, in generale i corsi ITS garantiscono un'ottima percentuale di occupazione, media nazionale l'80%, per quanto riguarda il nostro ITS siamo intorno al 90%, perché si tratta di progetti che sono studiati insieme alle aziende per praticamente rispondere a quelle che sono le reali esigenze delle aziende. Non è una componente, un progetto di vetrina, ma è di sostanza. Io spero che tutti i politici, gli amministratori riescano a riconoscere quello che si sta facendo sul nostro territorio. Ha concluso così il dirigente scolastico del Polo Fermi, Massimo Di Paolo. Il corso prevede l'ammissione di 24 studenti diplomati con età massima di 29 anni che verranno selezionati attraverso un bando. Il percorso didattico, che dura 2 anni, prevede l'erogazione di oltre 2.250 ore di formazione, svolte per il 50% all'interno dell'ITS Cuccovillo di Bari, per il 50% negli stabilimenti Magneti Marelli nei territori di riferimento, che ospiteranno gli studenti anche per i periodi di stage. E il gruppo degli Alpini di Sulmona, la sezione ANA, ha celebrato il 145° anniversario della fondazione del corpo. Il servizio è di Gaetano Trigilio. In occasione del 145° anniversario della fondazione del Corpo Nazionale degli Alpini, il gruppo Alpini di Sulmona ha organizzato per il 14 ottobre una manifestazione pubblica alla quale hanno partecipato le associazioni combattentistiche e la cittadinanza. Intorno alle 16.30 gli alpini e le rappresentanze delle altre associazioni combattentistiche si sono radunati presso la sede del gruppo in via Mazzara. Successivamente è stato organizzato un corteo che si è snodato lungo corso Viglio, preceduto dalla fanfara alpini della sezione Abruzzo, fino a raggiungere poi piazza Carlo Tresca, dove le varie rappresentanze con i loro labari hanno preso posto per una cerimonia commemorativa. Una corona di alloro è stata deposta ai piedi del monumento ai caduti.
Presente il vice sindaco Mariella Iommi, che ha tenuto una breve allocuzione, altrettanto ha fatto il capogruppo degli Alpini di Sulmona, Marco Di Silvestro. Siamo qui da tradizione per celebrare il 145esimo anniversario della Costituzione del Corpo degli Alpini. Si dice che una volta indossato il cappello con la penna, questo diventi parte integrante del nostro DNA. Per esaltare le qualità e le doti di questo corpo, sono state scritte migliaia di pagine. Voi siete temprati dalle vicende drammatiche e dolorose della guerra e quindi insegnate al mondo a vedere negli avvenimenti la mano della provvidenza divina che guida la storia. Quindi viva Sulmona e viva le penne nere. Si è poi ricomposto un corteo che ha ripercorso Corso Video ritornando alla sede. Alle ore 18 nella chiesa di San Francesco della Scarpa si è tenuta una messa in suffragio ai caduti. Successivamente alpini, rappresentanze e cittadini si sono riuniti nella sede in via Mazzara per un piccolo rinfresco e l'esibizione del coro Alpini di Sulmona. E intanto Sulmona recupera l'affresco trecentesco della Madonna del Riparo fra squillo di chiarine e rullo di tamburi. Vediamo tutto nel nostro servizio. Un paziente complesso restauro condotto dalla dottoressa Gabriella Forcucci di Firenze con la supervisione della dottoressa Anna Colangelo, funzionaria della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, ha consentito il recupero dell'affresco della Madonna del Riparo, databile alla seconda metà del XIV secolo, che sito sul fronte dell'ex cartiera dell'Annunziata in via Rabbona, immobile di proprietà della città di Sulmona, attuale sede dell'Associazione Giostra Cavalleresca. Un gioiello che torna a disposizione della città di Sulmona, che ritrova un pezzo della sua identità. Tutte le fasi che hanno portato al restauro dell'opera sono state illustrate ieri in un incontro che si è svolto nell'auditorium dell'Annunziata, alla presenza fra gli altri del sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, della presidente dell'ex Casa Santa Katia Puglielli, del sovrintendente APAP Abruzzo Rosaria Mencarelli e dello storico Fabio Valerio Maiorano, che ha promosso e finanziato il restauro con il ricavato del suo ultimo testo. Il recupero di questo preziosissimo affresco è un riprendersi la storia, riprendersi la straordinaria capacità di questa città di aver dato tanto, di aver saputo negli anni, nei secoli, porsi all'attenzione con opere straordinarie, sicuramente commissionate anche da enti importanti. Questa è una strada importante, la cultura, come ho più volte ribadito, è la modalità attraverso cui poter far rinascere e crescere questo territorio. Squillo di chiarine e rullo di tamburi ha accompagnato il momento solenne dell'inaugurazione dell'opera restaurata, la presenza dei vertici dell'Associazione Giostra Cavalleresca, il presidente onorario Mimmo Taglieri e il presidente Maurizio Antonini. Avendo la giostra occupato una sede che sicuramente non avrebbe avuto ospiti se non ci fosse stata la giostra, ha dato la possibilità di attenzionare questo gioiello della Madonna del Riparo che praticamente era ormai trascurato da tempo. A benedire l'affresco, ricordando lo stretto legame fra fede e cultura, è stato l'amministratore diocesano di Sulmona Valva, Monsignor Aladino De Iulis. Il valore artistico che tutti quanti voi conoscete al recupero, al restauro, questa festa artistica si aggiunge a un valore religioso. E ora, come al solito, apriamo la lunga pagina sportiva del lunedì con il calcio, campionato di Serie D. Nella settima giornata del girone F del campionato di Serie D vincono solo tre abruzzesi: l'Avezzano, l'Avastese e il Francavilla. Pareggi per il Pineto, il San Nicolò. Sconfitte per l'Aquila e per i Nerostellati, battuti a Matelica 5-0. Il Matelica si avvicina alla prima posizione, piazzandosi a un punto dietro la capolista Campobasso. I Nerostellati restano ultimi a 2 punti. E ora la sonora sconfitta per i Nerostellati nel servizio.
Il Matelica supera gli abruzzesi dei nerostellati, trincerati a fine gara dietro il silenzio stampa, travolgendoli per 5-0 in una gara praticamente mai in discussione, in cui, specie nella ripresa, tira fuori gli artigli e porta a casa il successo. La matricola abruzzese chiude la gara in 10 e lascia il portiere bianco-rosso De Malià inoperoso. Pronti via, e al terzo minuto è proprio Oliveira a portare in vantaggio il Matelica, realizzando di testa l'1-0. All'11esimo Magrassi non sfrutta un'occasionissima con la porta avversaria sguarnita, rimandando così la rete del raddoppio. I nerostellati ci provano al 23esimo con Vitone su punizione, ma la sfera finisce fuori. Ancora pericolosissimo Magrassi al 27esimo con Parente, che in tuffo si salva con le gambe. Replica ancora il 9 di casa al 31esimo quando, a tu per tu col portiere, manda la sfera clamorosamente fuori. La musica non cambia e il raddoppio del Matelica arriva al 40esimo. Angelilli si esalta rubando palla a centrocampo e avanzando in velocità per andare ad infilare con un micidiale diagonale il 2-0. Nella ripresa i nerostellati rientrano in campo con 3 cambi, mentre Tiozzo conferma l'11 di partenza. È un Matelica più agguerrito quello della ripresa, che al quinto chiude i conti con un gran gol di Gabbianelli che vale il 3-0. I padroni di casa tuttavia sono tutt'altro che sazi e continuano il pressing, tant'è che all'11esimo Magrassi colpisce prima il palo e poi l'interno della traversa, senza però riuscire a festeggiare il gol. Sono solo le prove, perché al 16esimo Callegaro verticalizza proprio per Magrassi, che stavolta non sbaglia e realizza il 4-0. Al 23esimo i nerostellati restano in 10 per l'espulsione di Isotti, verso il quale il direttore di gara estrae il rosso diretto per un fallo ai danni di Malagò. Al 26esimo Tonelli, appena entrato e oggi all'esordio in biancorosso, serve un cross perfetto per la testa del neo entrato Mancini, che infila il definitivo 5-0 tra gli applausi del pubblico di casa. Lo stesso Mancini va vicino al gol al 34esimo. Così come Tonelli sfiora il gol al 38esimo con una bella conclusione a giro. Termina così, dopo 4 minuti di recupero, sul finale 5-0 per il Matelica, che festeggia con un lungo abbraccio. Dalla Serie D al campionato di promozione, nell'ottava giornata del girone B, il Fossacesia ferma il Casalbordino per 1-0 e il Castiglione Valfino vittorioso contro la Virtus Pratola per 3-2 aggancia il Casalbordino al primo posto. Prima vittoria del Raiano, che batte il Palombaro per 2-0 grazie a una doppietta di Lagatta, pareggio del Sulmona per 0-0 a Pescara contro la Fater Angelini Abruzzo. Nel girone C del campionato di prima categoria, vittoria sabato del Pacentro, che batte il Cugnoli per 4-2 con una tripletta di Edoardo Cucurullo, una rete di Pizzoferrato. Pari interno del Bugnara per 1-1 con il Pretoro, con gol per la squadra di Casanova da parte di Forcucci. Prima vittoria del Popoli, che batte il Villamagna per 4-1, sconfitta della Moronese a Scafa per 1-0. Nel girone B della seconda categoria, sospesa con l'Armele Cese per l'aggressione all'arbitro Daniele Casasanta della sezione AIA di Sulmona. Sul risultato di 6-0 per il Collarmele, il giocatore del Cese Luca Pierleoni, dopo aver rimediato il secondo giallo, ha colpito con un pugno il direttore di gara, costringendolo a recarsi a pronto soccorso. Dopo il brutto episodio la partita è stata immediatamente sospesa. Si prevedono provvedimenti pesanti nei confronti di Pierleoni per quanto riguarda il calcio giocato. L'Ovidiana nell'anticipo di sabato ha battuto al Pallozzi il Capestrano per 2-1, Vidiana in quinta posizione, ora con 6 punti insieme al Canistro. E sul successo dell'Ovidiana noi ascoltiamo proprio il tecnico Pietro Cardilli. Cardilli, come si dice, nel calcio mai dire mai. È successo l'imprevedibile quest'oggi, si può dire. Dopo aver assistito a questo confronto, arriva questo successo insperato. È difficile, è vero? È difficilissimo. Insperato, mi permetto pure di immeritato, perché sinceramente non abbiamo giocato per niente bene. È vero che con questi 10 mancavano 6 titolari, e 6 titolari su 11 è tanta roba. I ragazzi hanno fatto tutto quello che possono fare, anche hanno giocato fuori ruolo, 4 persone hanno giocato fuori ruolo, e quindi l'equilibrio della squadra è andato un po' a perdersi. Però
alla fine ci hanno messo grinta e carattere, soprattutto al secondo tempo siamo riusciti un po' più a palleggiare, mentre al primo momento buttavamo palle e basta. Abbiamo cercato di fare qualcosa in più e non c'è stato un gioco spettacolare, nulla di che, però la caparbietà e la voglia di vincere alla fine ci ha portato a casa questa vittoria all'ultimo secondo, che sinceramente non credevo di raggiungerla questa vittoria. Ecco, Lovidiana ha rischiato grosso nel primo tempo contro questo Capestrano che avrebbe potuto raddoppiare, non è stato così, quindi nel secondo tempo avete avuto la possibilità di recuperare questo confronto, come dici tu, però oggi tante assenze, quindi un po' di squilibrio in campo, cosa che invece non accadrà nei prossimi confronti, a partire dai prossimi confronti, lo puoi garantire? Sì, speriamo di sì, speriamo che rientrano almeno i tre di centrocampo, perché oggi abbiamo inventato pure la settimana scorsa Alosi e cosa a centrocampo, e quindi si trova fuori ruolo, però hanno fatto il loro, devo ringraziare come sia che l'hanno fatto in modo tranquillo, però certo loro al primo tempo hanno rischiato grosso di farci male veramente, perché hanno creato due o tre palle gol limpide con dei lanci lunghi su sti ragazzi velocissimi e noi ci siamo trovati un po' impreparati, poi c'è stata un po' di confusione poi nell'interno della squadra, non eravamo tranquilli, forse perché sapendo delle assenze o l'inesperienza proprio che ci ha portato a questa situazione, e siamo andati un po' in bambola. Poi dentro il spogliatoio ci siamo dati una bella svegliata a modo nostro e siamo scesi in campo in un atteggiamento diverso. E intanto, per chiudere la pagina del calcio, sono cominciati due gironi del campionato di terza categoria. Nel girone A è terminata 1-1 Canzano Rocca Casale con le reti su punizione che stiamo vedendo di Michele Scarpone per il Canzano, di Arrigo Sabatini per il Rocca Casale, successo esterno del campo di Giove per 3-2 contro il Gignano. E siamo arrivati anche questa sera alla buona notizia del giorno. Il nuovo consiglio direttivo per la sezione sulmonese dell'Unione Italiana Tiro a Segno. I soci hanno eletto Antonio Litigante, presidente uscente, Ivo Losito Pignatelli, Marco Gialloreto, Sandra Presutti, Antonio Di Loreto. Alla carica di proboviro è stato eletto Leonardo Mercurio. Alla carica di rappresentante degli atleti è stato eletto Silvio Soccorsi. Come rappresentante dei tecnici è stato eletto Ciro Sito. Il presidente uscente, Antonio Litigante, avendo ottenuto il maggior numero di preferenze, mette una seria ipoteca sulla riconferma alla presidenza. Sandra Presutti è la prima donna che entra a far parte del direttivo della sezione. Anche nel poligono di tiro dunque si realizza l'equilibrio di genere, questa è la novità dell'ultimo minuto. Dopo la convalida delle elezioni da parte dell'Unione Italiana Tiro a Segno, il direttivo procederà all'elezione del presidente. Alle 21 vi ricordo lo speciale del calcio, ma alle 22 non perdete l'appuntamento con la rubrica settimanale Vivere la Vita. È davvero tutto per questa edizione, Onda Rigi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi, a tutti voi lascio la buona serata, arrivederci.